Sventolano i tovaglioli bianchi, la cena può avere inizio. Il colpo d'occhio è notevole, 4, forse 5.000 persone colorano rigorosamente di bianco il lungomare di Bari, andando oltre i confini di Largo Giannella, il luogo convenuto, tenuto segreto fino alla vigilia e inibito per l'occasione al traffico. Arrivano alla spicciolata accomunati da un solo dress code di bianco, vestiti così come tovagliato, tavoli e sedie, tutto portato da casa, vietata la plastica. Ma che cosa ha portato? Mezza casa? Ma siamo tante persone, tanti ragazze. E la valigia che cosa contiene? Cosa contiene? Un'insalata di riso. Scusi, le scarpe però. La scarpa è per dare un tono di colore, altrimenti era completamente in bianco, diciamo. Che avete fatto voi uomini? Già tanto, abbiamo trasportato i tavolini, le sedie. Vabbè, la presenza. Spazio all'estro e al glamour, a tavola tra fiori in abbondanza, candele, fantasiose architetture e nel look con sfavillanti accessori e qualche deroga all'eleganza. Ma in fondo la vera regola da rispettare è il piacere di stare insieme, gustando piatti tipicamente locali. Sono stati bravissime, non so se ha potuto notare, le tavole sono bellissime, elegantissime. Alla fine un brindisi collettivo per il sindaco di Bari per il suo 44esimo genetliaco arrivato quasi in bianco. La camicia è casuale e ho finito di lavorare adesso. Le perdoniamo il colore dei pantaloni. Sì, si sono sporcati, erano bianchi, si sono sporcati mentre arrivavo qui. Non credo di avere un pantalone bianco che mi entra ancora, devo perdere qualche chilo. 44 milioni di auguri. Grazie.